Bitcoin adesso sta andando su in alto, sta tornando nella zona di resistenza. Se il Bitcoin arriva sopra e va sopra, oppure arriviamo nella nostra zona e poi andiamo a cadere. Parliamo ancora della Fed e del percentuale che andrà ad aumentare. E quali saranno le grandi conseguenze sul Bitcoin? Quindi sii sicuro di guardare questo video alla fine, siediti, rilassati e guardiamo questo video. Ok ragazzi, prima che andiamo nel nostro video, ieri ho visto un commento che mi ha sorpreso abbastanza. Non andrò a dire il nome del ragazzo che ha fatto il commento, magari maggior parte di voi ragazzi capite. Questo ragazzo mi ha chiesto perché non faccio nessuna predizione. Ho detto ragazzi, guardate, io non so dove andrà veramente il prezzo in questo momento, io non lo so. E questo ragazzo in commento dicevo, qual è il punto di guardare questi video se non fai le predizioni? Guarda, sarò molto chiaro con te. Sono un trader, ho fatto questo per molti anni e ho visto cripto andare su, giù, ho visto tanti altri influencer che dicono disegnano queste linee semplici su, giù, è comune, ma è un cripto che la fanno molto semplice, fanno le predizioni positive o negative, guarda, va su, va giù, vanno a Twitter e poi vanno su Twitter e dicono guarda, sì, come abbiamo predetto, va su, va giù, ti fanno vedere. Il link di Bybit, tu vai su Bybit e vai a perdere tutti i soldi, la fanno molto semplice, ma non è semplice per niente. Guardano quelle macchine costosissime, parlano di altcoin, vi fanno buttare i soldi e ve lo fanno cadere in testa. Loro non sono lì per aiutarvi, sono lì per fare soldi, vi fanno vedere come se trading fosse una cosa veramente facile, vi fanno vedere il link di Bybit, prendete i vostri soldi e siete a posto. Dovete ficcare nella testa che il Bitcoin, che il trading, che è una cosa assolutamente rischiosa, molto rischiosa, difficile, e dovete stare molto attenti. Dovete aspettare solo per un'occasione giusta. Siete come dei lupi, dovete aspettare una buona occasione. Non andrete a correre per ogni piccione che vedete in giro. Aspettate una buona presa, una buona preda, aspettate un grande momento. Quando vedete un momento giusto, saltate dentro. E andate ad attaccare quello che deve attaccare. Il training è questo, è aspettare le opportunità, stare attento a quelli che ti vanno a predire le cose che la fanno, devi stare lontani dalla gente che la fa molto semplice, perché non è semplice. Qui andiamo a vedere un'altra buona conformazione. Il prezzo di Bitcoin può andare su come può andare giù. Abbiamo parlato di questa scatola nelle ultime 2 settimane. Quando siamo andati qua giù abbiamo parlato che andrà su, qui dove siamo adesso qua in alto non vogliamo entrare qua dentro. Se andiamo short potremmo andare giù, però in questo momento eravamo qua sopra, poi siamo andati giù e come abbiamo detto nell'ultimo video, se sei ottimista non entrare sopra, entra qua nelle parti sotto dove torna indietro, entri qua. Se tu sei ottimista, devi entrare qua dentro e salire sopra. Quindi magari siete l'hanno fatto, non l'hanno fatto, però quando siamo in queste situazioni così, aspettate una buona conformazione per entrare. Molto, molto carino. Ciò che vediamo adesso è un chiaro, aspettiamo un chiaro salto in alto, poi andiamo a fare training qua sopra. Cavalcando, avremo un piccolo rigetto, potremmo avere un piccolo rigetto e saltare in alto. Potremmo andare su, ma ancora in questo momento dobbiamo vedere come si andrà a svilupparsi il prezzo. Per essere sinceri, vediamo tante notizie positive che si ha anche con l'Ucraina, con Russia, che cominciano a dire che non ci sarà guerra, quindi sorpresa. Potrebbe essere un'opportunità di entrare adesso, ma in questo momento sarebbe meglio aspettare un attimo per vedere come si andrà a confermare. In questo momento vediamo molte cose positive, vediamo il Bitcoin correlato con il mercato dei stock, tipo S&P 500. Hai visto? Abbiamo visto una correlazione tra Bitcoin e il mercato. Quindi se il mercato tradizionale andrà su, molto probabile che anche Bitcoin andrà a esplodere, andrà in alto. In questo momento Bitcoin mi sta dicendo che sono correlati con il mercato. Adesso come siamo adesso, non buttarti dentro,
non essere lo stupido che si butta a testa in alto qui dentro, aspetta una conformazione, una conformazione del prezzo, poi abbiamo una conformazione, questo ritorno indietro e una volta che siamo a questo punto, poi lo consideriamo di entrare. Se guardi anche qua queste linee, guarda, abbiamo avuto tantissimi momenti quando abbiamo avuto il ritorno qui, 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 a volte sono grandi, a volte sono piccoli, ma aspettiamo questa conformazione e ritorno. Qua era un pochino più difficile, però abbiamo sempre avuto un piccolo ritorno. Quindi quando tu vedi una grande pompata che va su, non andare a buttarti, aspetta la conformazione, leggero ritorno e poi andiamo sopra. Come abbiamo fatto vedere sul mio Twitter qua sopra, guarda, qui tutti i momenti dove sono andato a entrare all'interno. Io non entro mai, quando fa un grande rialzo, non entro mai in quello lì. Vediamo il mercato tradizionale che è un bel disegno in questo momento. Sono ancora nelle posizioni lunghe, come sapete ragazzi, sono un trade, io faccio trading su Bitcoin. Anche se il trading è una cosa estremamente, estremamente rischiosa, io vado a condividere i miei trade sul nostro gruppo privato. Ancora nel quando sono entrato qua sotto, sono ancora nella mia posizione di trading lunga e siamo andati in modo molto carino sopra. Ho posizionato il stop loss circa 42.500. Anche se andremo a cadere, io faccio ancora circa 200% di profitto, ma io continuo a mantenere questo, a mantenere la mia posizione. E per motivo per cui continuo a mantenere la mia posizione, perché ho letto un libro che chiamava Trader che ha successo e Trader che non ha successo. Una volta che tu hai aperto la tua posizione, continui a tenerla per più tempo possibile, le persone perdono molti soldi perché. Molti soldi perché molto spesso vanno a prendere tutto il profitto perché escono appena vedono un piccolo movimento, escono, prendono quello che hanno preso e perdono una grande opportunità. Quindi una volta che siamo sopra, si mettono un bel stop loss e si aspetta una conformazione. Possiamo sì andare giù, ma possiamo andare anche su. Sempre nel mio gruppo privato vado a condividere ciò che penso di fare è il momento in cui penso di entrare e prendere vantaggio delle diverse posizioni che faccio. Ma ancora aspetto una specie di conformazione. Se volete vedere esattamente dove entro nel mio trade, c'è il mio gruppo privato di Telegram, potete entrare qua dentro. Possiamo aprire anche le scaricate Telegram, entrate dentro, mandate un messaggio e potete far parte del mio gruppo privato dove faccio trading e faccio vedere esattamente ciò che faccio, quando lo faccio e queste informazioni non le faccio vedere mai su YouTube. Andiamo su Twitter, vi ho fatto sulla Fed che continuerà il bilancio della Fed, questa è la linea bianca, e abbiamo il nostro S&P 500. Una volta che sulla Fed, loro sul loro bilancio continuano a buttare, a pompare i soldi, vediamo che il mercato è abbastanza correlato. Se il bilancio della Fed aumenta, loro vanno a buttare altri soldi, comprare altre cose e il mercato continua ad andare su. Quindi io credo che, visto che il mercato tradizionale è abbastanza correlato con il Bitcoin, noi se continuano a stampare soldi, noi vedremo che il Bitcoin andare su. Ma ancora, tutto questo va correlato all'economia macro. Ragazzi, la Fed non si fermerà a stampare i soldi. Quindi, una volta quando il mercato va leggermente giù, in genere noi vediamo grande crescita anche su Bitcoin. Quindi, quando noi vediamo queste grosse correzioni di 40-30% sono momenti per comprare. Quando vi ho detto, quando cominciamo a vedere su Twitter la gente che pubblica le immagini con il caprino della McDonald's, è il momento di comprare, perché la gente comincia a essere tutta negativa, pensano che tutto andrà giù, andremo tutti a zero ed è il momento di comprare, perché penso che quello che succede va bene, ma quando la Fed continua a stampare soldi, quindi
continua a mantenere l'economia finché non crollerà e quindi sia il mercato tradizionale sia il mercato di criptovalute continua a salire. Questo era il momento del 55-6 quando tu hai buttato via anche i tuoi genitori, tuo papà, tua mamma, tutti nel Bitcoin e poi ha avuto una correzione. Ancora non ho visto una grande esplosione di Bitcoin, quindi potremo ancora fare questa salita e andare in alto. E qualunque cosa dica la Fed, loro continuano a stampare i soldi, quindi sale il mercato tradizionale e va a salire anche il mercato del Bitcoin. Questa è la mia opinione personale. Spero che questo video sia utile per qualcuno. Mettete mi piace, sottoscrivete e ci vediamo al mio prossimo video. Ciao!